A te, vai. Ok. Grazie, ciao a tutti, bentornati, nel senso che credo che per cominciare dovremmo dire dove eravamo rimasti, nel senso che questa era una serata che avrebbe dovuto svolgersi lunedì 24 febbraio in modalità classica di lotta liberale, per motivazioni che, come dire, comprendete tutti e conoscete, questa cosa non è potuta accadere. Dopo un po' di riflessione, un po' di analisi, insomma, delle varie possibilità a disposizione, abbiamo deciso che, a maggior ragione, visto il periodo che stiamo vivendo, dove, come dire, la libertà è limitata, bistrattata, e chi invoca anche qualche riflessione in merito a tutto ciò e ai dubbi, come dire, viene trattato quasi come nemico del popolo. Ci sono invocazioni varie a Cina, Russia, l'uomo forte e quant'altro, e quindi ci siamo detti, beh, probabilmente serate come le nostre, in cui, come dire, l'aria di libertà si respira sempre, si respirava dal vivo, forse è utile farle ripartire in modalità, appunto, su Zoom, come vedete. Abbiamo deciso di inaugurare, appunto, quindi una nuova stagione di Lodi Liberali, una nuova modalità che andrà avanti fino a fine giugno, in cui ogni 2 settimane avremo un evento, quindi questo è il primo di 6, e poi vediamo come andare avanti, se si riusciranno a fare poi eventi anche dal punto di vista fisico, incontrando le persone. Innanzitutto ringrazio i due ospiti, che non ho problemi a definire due amici di Lodi Liberale. Il primo Alessandro De Nicola, che è già questa è la terza volta che torna, presidente di Adam Smith Society, e divulgatore non tanto di bufale economiche, ma probabilmente contrastatore. Non so se ci siamo, come dire, di bufale Buonasera economiche nei vari programmi televisivi. Spesso a tutti. Ciao Alessandro, è identificato spesso come, non lo so, l'amico dei poteri forti, quando semplicemente utilizza la logica, i dati, la pacatezza e il ragionamento economico, chiaramente suffragato da un'ideologia liberale, essendo presidente della Adam Smith Society. Credo che non ci sia bisogno di sottolinearlo ulteriormente. Quindi grazie Alessandro per la disponibilità. E Grazie a poi voi. Carlo Cottarelli, che anche lui ormai definiamo un amico di Lodi Liberale, perché ha scritto 4 libri e tutti e 4 li ha presentati a Lodi Liberale. Quindi intanto ti chiedo un impegno, Carlo, quando ci rivedremo voglio l'autografo, perché gli altri tre, cioè, ho già assolutamente l'autografo, questo per motivazioni fisiologiche diventa difficile. Insomma, è già venuto a presentare i suoi 3 libri precedenti a Lodi Liberale, e ha mantenuto anche con questo una cosa che io voglio sottolineare subito, perché non è da tutti. Lui la chiude sempre nella sua introduzione, che anche questo libro, i ricavati che dovrebbero essere intascati dall'autore, non vanno in diritto d'autore, ma li devolve questa volta alla Fondazione Telethon, a differenza delle altre 3 volte in cui sostanzialmente venivano devoluti a UNICEF. Il libro è fondamentale, quindi grazie Carlo di essere venuto e di essere qui Grazie con a noi. voi. Grazie. Niente, il libro è assolutamente fondamentale perché il titolo lo sapete, avete ricevuto l'invito, Pachidermi e Pappagalli, tutte le bufale sull'economia a cui continuiamo a credere. È importante per molti motivi, innanzitutto perché smonta, e poi credo che ci arriveremo nella serata, poi magari allarghiamo il discorso anche ai temi di attualità, sostanzialmente a smentire alcune bufale. Quelle sull'euro in generale, quindi sull'Europa e anche sull'euro in proprio, sulle bufale bancarie, le bufale contro i tecnici e le ricette economiche ortodosse, le bufale sulle pensioni, le bufale sui poteri forti e le bufale sull'establishment. Quindi questo è, come dire, i temi fondamentali che cerca di smontare con le sottobufale in ogni capitolo, che, come dire, vengono analizzati col solito rigore logico, con competenza scientifica indiscussa, pacatezza e, come dire, chiarezza. Quindi questo è un libro assolutamente importante da leggere, facile, ve lo posso tranquillamente garantire, seppur profondo e pieno di note a margine, quindi riferimenti fattuali. È un libro assolutamente alla portata di chiunque voglia semplicemente riflettere su alcune tematiche d'attualità. Intanto però devo dire che, come dire, Carlo Cottarelli si deve far perdonare 2 cose. La prima è quella più grave, è di aver dichiarato nel libro di essere interista e di, come dire, di avercela con gli arbitri. Visto che sono milanista e arbitro di calcio da 29 anni, questa è una colpa assolutamente grave. La seconda colpa, tra virgolette, è che chiaramente noi ci abbiamo organizzato questo evento praticamente a ottobre 2019, che poi appunto non si è potuto tenere, ed è stato anticipato nel Lodigiano, a un evento che è stato organizzato dal Partito Democratico. Quindi questa cosa è molto, non so se è più grave la prima o la seconda, ma insomma, vediamo. Però dicevo, il libro è assolutamente fondamentale, per, appunto, per smontare le bufale.
Se devo darvi solo un consiglio e poi non voglio, come dire, ulteriormente dilungarmi, vi consiglio sostanzialmente due punti essenziali del libro che possono tranquillamente, sono una sorta di mezzo romanzo, nel senso che in pochissime pagine, uno si chiama La narrativa della mandria delle bufale e l'altro è Mai proprio così. Sono due paragrafi in cui sostanzialmente vengono elencati in maniera puntuale, appunto nel primo paragrafo, la ricostruzione di degli avvenimenti economici dal secondo dopoguerra sostanzialmente fino a oggi, nella riconduzione della vulgata di chi è sostanzialmente demagogo, populista, diffusore di bufale, scegliete voi, e poi la ricostruzione, come dire, fattuale, aderente alla realtà e ricostruita con tutta una serie di nessi casuali, causali. E vi assicuro che 8-9 pagine, già quelle, meritano la lettura del libro. Ma la parte più importante, secondo me, sono come dire, il capitolo che si chiama La tecnica di produzione delle bufale. Sostanzialmente questo e poi perché è importante? Perché sostanzialmente cerca l'autore di sostanzialmente identificare 5 tipi di produzione di bufale. La prima è sostanzialmente quella di spararle grosse, perché le bufale grosse sono quelle che colpiscono più facilmente. È una cosa che sembra controintuitiva, paradossale, ma è assolutamente così, viene spiegato. La seconda, sparale tante e a ripetizione. E se ti contraddicono su un punto, passa subito al successivo, in sequenza, senza provare neppure a controbatterlo. La terza è quella di ripetere i concetti fino all'ossessione, magari introducendo, deformandone il significato, due concetti a cui noi siamo legati, che sono quelli di austerità e di neoliberismo. Siamo legati perché abbiamo presentato il libro sull'austerità insieme a Francesco Giavazzi qualche mese fa e a Oscar Giannino, e perché abbiamo presentato qualche anno fa il libro di Veronica De Romanis sul perché l'austerità fa bene. E invece viene descritta l'austerità come un qualcosa di innanzitutto distorto, ma di negativo. E nel libro viene spiegato in maniera chiara perché è esattamente il contrario. E poi neoliberismo, altra parola che, come dire, non si capisce, come giustamente fa notare l'autore, perché oggi sembra sempre mettere il prefisso neo come se fosse dispregiativo. Esiste già il liberismo, ha le sue già dosi di accuse che vengono da qualche secolo, non c'è bisogno di mettere il neo, basta attaccare il liberismo classico. E abbiamo presentato il libro di Alberto Mingardi in merito. La quarta tecnica di propagazione delle bufale è quella di parlare alla pancia, che è quella probabilmente più logica, viene anche spiegata con alcuni meccanismi di economia comportamentale, di sociologia, per cui è sostanzialmente importante ed efficace quando si parla alla pancia. La quinta è semplificare il più possibile, trovare un'unica causa a fenomeni complessi che sono causati dall'interazione di molteplici cause. Perché? Perché è molto più semplice, perché c'è sempre l'identificazione del nemico e perché è una cosa che, come dire, è alla portata di tutti, e trovare il cattivo è una delle cose, come dire, più facili e più pericolose da portare all'attenzione delle persone. E però sostanzialmente c'è la via di fuga, l'autore la identifica nel modalità di salvataggio, sul come salvarsi, che è probabilmente l'ultimo paragrafo del penultimo capitolo. Questi sono tre suggerimenti che sono assolutamente di buon senso, però spesso, quasi mai messi in pratica, e che se venissero puntualmente seguiti agevolerebbero la diffusione molto, ma molto inferiore delle bufale. Sono molto semplici. Non fidatevi di notizie prese di posizione che sono miste, unite a insulti, commenti ironici e altri attacchi personali. Se una notizia è vera e se un punto di vista è valido, dovrebbe poter essere comunicato in modo oggettivo e senza tanti fronteri. Due, cercate di informarvi da fonti più possibile neutrali su chi è l'autore di una notizia. Spesso andare a vedere la credibilità anche di chi si spaccia per esperto, facendo molto banalmente una ricerca su Google, che oggi ci viene in aiuto ed è permessa ed è alla portata di tutti, probabilmente riesce anche a capire chi si spaccia per esperto e non lo è. E la terza e ultima cosa, ma più importante, e chiaramente presuppone anche un livello di preparazione, di conoscenze, saper padroneggiare i temi in discussione, è quella di cercare di verificare quello che ci viene detto. Ecco che quindi si sono appunto identificate alcune bufale specifiche che vengono spiegate. Vengono spiegate le tecniche di produzione, le motivazioni, i modi sostanzialmente per cui salvarsi dalle bufale, e questo credo che sia
fondamentale in un paese in cui sostanzialmente ci hanno riempito, si sono riempiti la bocca in tanti, per esempio spacciando il fatto che questo paese abbia avuto periodi di austerità, ad esempio. E quindi il livello economico, di discussione economica, di dibattiti pubblici, nelle campagne elettorali, in vari interventi, purtroppo è abbastanza semplicistico. E quindi avere due relatori di livello come Carlo Cottarelli e Alessandro De Nicola non ci può che aiutare a fare un salto in avanti ed evitare appunto queste interpretazioni semplicistiche. Io ho finito, cederei la parola direttamente all'autore, se non è un problema, direttamente a Carlo Cottarelli e poi Alessandro De Nicola interviene o viceversa, non ci siamo organizzati perché decidiamo in diretta. Comincio io allora, grazie. Io sono molto contento di essere qui ancora una volta con voi per il quarto libro. Poi ce ne sarà anche un quinto, mi sto pensando. Sei prenotato? Dopo tutto il casino che sta succedendo in questi giorni, come minimo dovrei fare l'appendice alle bufale, al libro delle bufale, perché se ne sentono talmente tante, era prevedibile del resto in una situazione di questo genere. Allora, io infatti non vi parlerò del libro, delle bufale che ci stanno nel libro, vi parlo, come si direbbe in inglese, case study, uno studio sul caso, della questione del MES, di cui abbiamo tutti sentito parlare, e di tutte le palle che si sono raccontate sul MES, perché danno proprio modo, io continuo ogni giorno ad arrabbiarmi su questa questione, perché ogni giorno se ne scopre una. E sono le palle più grosse, oppure le incomprensioni più grosse di gente che però ovviamente tende ad andare con una opinione preconcetta e quindi poi non vede la verità. Non so se sono errori fatti in buona fede, in cattiva, non lo so, ma se ne raccontano troppe sul MES e per questo vorrei parlarvi di questo. Cominciamo dalle origini. Quando si è cominciato a parlare del MES non c'era ancora la possibilità che l'Italia lo richiedesse. Fra l'altro, una piccola parentesi, non è che il MES ce l'ha ordinato il medico, noi potremmo anche decidere di non prenderlo, si prende se ce n'è bisogno. Quindi la questione non riguarda se lo prendiamo o se non lo prendiamo, la questione riguarda le motivazioni per cui si prendono oppure non si prendono e la natura di questo strumento. Il MES è il meccanismo europeo di stabilità, è il fondo che dovrebbe prestare ai paesi perché questi facciano, perché ne hanno bisogno, ma li presta con condizioni, per cui presta se questi paesi fanno qualcosa. Questo è il principio della condizionalità che vale, guardate, in tutti i prestiti che vengono fatti anche negli Stati Uniti. Quando si trattò di salvare la città di New York, viene dato dei prestiti dal governo federale sotto la condizione che la città di New York mettesse a posto i propri conti. Allora, si è cominciato nell'autunno scorso a parlare del MES perché si cercava di riformarlo. Allora, prima palla che si è cominciata a diffondere è che se un paese riceveva soldi dal MES era praticamente automatico che si ristrutturasse il proprio debito. Cioè il debito degli italiani non sarebbe, il debito italiano, del governo italiano non sarebbe stato più ripagato se andava a chiedere a prendere i posti, se andava a chiedere in prestito i soldi dal MES. Palla clamorosa. Nel trattato del MES, sia quello vecchio che in quello nuovo, c'è scritto che la ristrutturazione del debito avviene soltanto in casi eccezionali. Bastava andarlo a vedere, c'è scritto chiaramente. Prima palla. Perché questa cosa? Perché, di nuovo, andando alle tecniche di produzione di bufale, si vuole spaventare il pubblico. Allora, tu vai lì, ti devi ristrutturare il debito. Quindi se tu hai investito in titoli di Stato non hai più indietro i soldi. Una cosa collegata venuta fuori più di recente è che se noi prendessimo il prestito soldi del MES, Francia e Germania sarebbero autorizzati a mettere le mani sui nostri conto correnti per restituire i soldi al MES. Questo è stato circolato un mesetto fa. Non mi ricordo il nome della persona che l'ha fatto circolare, enorme diffusione in rete, dopodiché io posso pure fare una correzione, dire che questa è una bufala, che non è vero, però intanto la cosa è già circolata. Una variante di questa cosa
questo però è ancora più divertente, se volete, l'ha messa in giro il tweet di Salvini. Ora, Salvini non le scrive queste cose, chiaramente, quindi non so chi gliel'ha scritta, però un tweet di Salvini di circa 3 settimane fa diceva che il MES è un furto, anche se non c'è la condizionalità, e comunque non è da accettare perché è un furto. Quindi anche senza condizioni non si deve accettare. Perché? Perché tu, è vero, ti danno i soldi, ma poi li devi restituire. E siccome li devi restituire, è un furto. Allora, a questo punto, tutte le volte che vai in banca e chiedi un prestito, poi puoi denunciare la banca per furto. A me questa cosa mi è sembrata talmente gigantesca, però quello non è stato mai ritirato, quel tweet. È un furto. Ma capite il meccanismo, le parole chiave cui si faceva prima riferimento? Furto è una parola negativa. Il MES è furto, e ti dà, poi non stai a vedere ma perché vai a dire, no, è furto. Questo bisogna lanciare, il messaggio che parla alla pancia. Il MES è un furto. Oppure, una variante molto importante, il MES è austerità. Guardate la Grecia. Certo, la Grecia aveva un programma finanziato dal MES, cioè aveva la Troica in casa, guardate cosa è stato fatto. È vero, la Grecia ha avuto austerità molto pesante. Meno pesante ce l'ha avuta, per esempio, l'Irlanda, che ha avuto il MES, ma un programma di aggiustamento molto più graduale, perché la situazione iniziale non era grave. E la Spagna ha avuto un prestito del MES senza nessuna condizionalità sul deficit o sul debito pubblico. Il MES, la Spagna nel 2012 ha avuto un prestito, mi sembra, di 100 miliardi, quindi non noccioline, come si dice, per mettere a posto le proprie banche. C'era la condizionalità sulle banche, ma non c'era la condizionalità macroeconomica, cioè non c'era dovete ridurre il deficit pubblico, dovete fare questo, dovete fare austerità. No. Quindi il MES ha già operato senza condizionalità macroeconomica. Eppure si continua a ripetere questa cosa. Giocando anche sulle parole, c'è stata una intervista di Bagnai data 6 giorni fa al giornale, dice che chi dice che il MES, ci può essere un prestito del MES senza condizionalità, mente. Vabbè, certo, se la metti in quel termine, c'è scritto nei trattati che il prestito deve essere con condizionalità. Ma nessuno dice che la condizionalità debba essere equivalente ad austerità. Anche lì invece si cerca di far passare MES uguale austerità. No, non deve essere così. Il trattato dice del MES, all'articolo 3, dice che ci deve essere stretta condizionalità adeguata però al tipo di prestito che si sta facendo. Questa è un'altra cosa, ma stretta condizionalità allora vuol dire che c'è austerità? No. Prendiamo l'esempio su cui si sta lavorando adesso. Adesso si vuole fare una linea di credito del MES in cui si danno prestiti con la condizione che si spendano per la sanità. Per la sanità oppure per cose collegate all'emergenza sanitaria. Cosa a interpretazione abbastanza ampia. Ora, voi capite, invece di gridare vittoria per aver convinto il Nord Europa a usare i soldi del MES senza condizionalità macroeconomica, cioè senza austerità, si va a inventare ogni possibile scusa per dire ma ci deve essere sotto, ma non è possibile, ci deve essere sotto un imbroglio. Allora andiamo a cercare che cos'è l'imbroglio. C'è scritto stretta condizionalità. Stretta condizionalità vuol dire austerità? No, non vuol dire. Vuol dire che se la stretta condizionalità la applichi a una situazione in cui le condizioni riguardano la spesa sanitaria, quello che è stretto è il fatto che andrà a verificare che effettivamente la spesa è davvero spesa sanitaria e che non vai a utilizzare quei soldi, per esempio, per prolungare quota 100. Perché questo mi sembrerebbe piuttosto strano. Ora, queste cose non ve le vengono a raccontare il primo che passa per strada. Queste cose le dicono professori universitari e io sono particolarmente arrabbiato oggi perché ho scoperto che un professore, tanto per fare nome e cognome, il professor Mangia, un professore della Cattolica, ha scritto questa cosa qui. Ma il MES deve necessariamente avere una condizionalità macroeconomica che può essere modificata nel corso del tempo, per cui magari all'inizio non ti mettono niente, poi però ti mettono una condizionalità macroeconomica.
articolo del MES in cui si dice che ci deve essere condizionalità stretta, ma vi ho spiegato condizionalità stretta non macroeconomica vuol dire un'altra cosa dell'austerità, e poi perché si cita un regolamento, il famoso TUPAC, in cui si dice che la Commissione europea, sentita la Banca Centrale Europea, può modificare il programma di aggiustamento macroeconomico. E allora si dice, ma allora vedete che è vero che in corso ti danno il prestito, però poi magari ti modificano il programma? Ma si modifica il programma, c'è scritto, si può modificare il programma di aggiustamento macroeconomico. E se non c'è il programma di aggiustamento macroeconomico dall'inizio, non c'è niente da modificare. Però io mi chiedo, può uno come me passare la giornata, le settimane, i mesi e gli anni a correggere le cazzate che vengono dette sul web in questo modo? Scusate se uso il termine, io sapete, di solito non mi arrabbio, però oggi ho avuto qualcosa che mi ha fatto davvero girare le palle, sentire dei docenti universitari che scrivono cose di questo genere. E non è possibile, non è proprio possibile. Ora, da qui poi a dire questa, noi dobbiamo prendere il MES, ma questa è un'altra questione. Noi potremmo non farlo per motivi di immagine. Se lo prendono tutti, lo prendiamo anche noi. Lo possiamo dire di no perché magari i soldi non ci servono, perché fortunatamente c'è la Banca Centrale Europea che ci sta dando 220 miliardi l'anno per via che non c'è la solidarietà europea. 220 miliardi. Magari ci fossero stati 220 miliardi nel 2011. Magari. Lo spread non andava a 700. Magari allora se con 220 miliardi ci bastano, non abbiamo bisogno di prendere i soldi del MES, ma forse ce ne avremo bisogno. Ma queste sono possibili motivazioni. Ne abbiamo già di soldi, non ce ne servono altri. Non vogliamo avere lo stigma di avere il programma del MES, ma non dire che c'è l'austerità, quando c'è stata appena una dichiarazione dell'Eurogruppo che dice la condizione è che i soldi vengano usati per la sanità. Ce ne saranno altri. Per esempio, uno potrebbe inventarsi, ma il MES richiede, un prestito del MES richiede che sia fatta una valutazione della sostenibilità del debito italiano. Probabilmente questo è vero. La tireranno fuori prima o poi questa cosa. Che il MES dovrà valutare insieme alla Commissione se il debito italiano è sostenibile. Ma immaginatevi in questo momento se il MES potrebbe dire che il debito italiano non è sostenibile. Quando c'è la Banca Centrale Europea che compra 220 miliardi di titoli italiani quest'anno e il MES dice che non è sostenibile, ma capite, non è. Quindi, se ne continueranno a raccontare tanti, e gente come Cottarelli continuerà a passare il tempo a correggere queste cose. Delle volte mi viene voglia di cantare la canzone di Battiato, ve la ricordate? Sul ponte svento la bandiera bianca. Ma siccome non sono ancora arrivato a questo punto, però io la bandiera bianca non la sventolo e vado avanti per la mia strada, grazie. E di questo chiaramente ti ringraziamo enormemente, anche perché, come dire, così accalorato credo che pochi di noi ti abbiano visto. Quindi evidentemente le dichiarazioni di oggi ti hanno particolarmente colpito. E quindi, ecco. Lo dico, è il ruolo che stai svolgendo con l'Osservatorio sui conti pubblici italiani è fondamentale, perché, come dire, il dibattito economico, se non si basa su dati e su ragionamenti, come dire, oggettivi, diventa poi difficile. Poi si possono avere idee diverse sul ruolo della spesa pubblica, sul ruolo della tassazione, eccetera, però, come dire, almeno evitiamo di raccontare, giustamente nel libro le chiamate bufale, ma si chiamano in italiano palle, e quindi questo, come dire, è importante il ruolo che stai svolgendo, quindi spero che non ti stancherai mai. Giusto Alessandro? Giusto. Poi una delle cose che sicuramente manca nel nostro paese sono dei volti in qualche modo user friendly rispetto alla divulgazione delle notizie economiche. In altre parole, gli economisti che vanno in televisione, che sono invitati e che svolgono il ruolo di quelli che in qualche modo riportano un po' alla ragione, soffrono un po' purtroppo della sindrome Monti, non nel senso che loro hanno la sindrome Monti, ma nel senso che sono visti come Monti è l'economista più famoso, ovviamente è stato presidente del Consiglio, ci mancherebbe, che abbiamo
visto come l'uomo dell'austerità, della Bocconi, della Bilderberg, dei paesi, dei poteri forti, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi c'è una grande necessità. Nessuno potrà mai battere Salvini o la Meloni con i suoi occhi fuori che urla io sono cristiana, piuttosto che ne so, qualche grillino nella polemica urlata. Questo è impossibile. Però quello di cui c'è bisogno è avere delle persone che riescono in modo semplice, pacato, gradevole. Stasera no, però stasera, eh? Stasera non ero pacato. No, le palle ok, allora diciamo gradevole, perché comunque anche essere un po' arrabbiati a volte stasera proprio serve. Gradevole, semplice, serio, pacato, gradevole, riuscendo a non farsi interrompere nei tempi televisivi, perché poi anche questo è una delle cose terribili, perché in genere le persone ragionevoli sono anche educate, e quindi di fronte alla, non so, alla sguaiatezza di alcuni di questi personaggi rimangono un po' interdetti. E oggi probabilmente Carlo Cottarelli è, mettiamola così, se vogliamo utilizzare questo termine, è un po' la punta di diamante di coloro i quali sono spesso in televisione. Non so se è contento o meno, ma è il Burioni dell'economia, mettiamola così, o Burioni e Cottarelli della scienza. Cioè ci vogliono delle persone che siano ascoltate, che siano ascoltabili, che siano chiare in quello che spiegano. Carlo si arrabbia molto meno di Burioni, e anzi lui non blasta mai nessuno, anche se a me personalmente Burioni è abbastanza simpatico, devo dire la verità. Però ecco, servono queste persone, ce ne vorrebbero di più. Per esempio, uno che sicuramente, pur portandosi un po' sulla spalla, diciamo, lo stupido errore che fece fece 7 anni fa, ma un altro di questa grande chiarezza è Oscar Giannino. Però lui, per esempio, in televisione non ci va mai, non invita nessuno. Lui sta alla sua nicchia radio, ha una caterva di follower su Twitter, però la televisione, tra l'altro, con sto diavolo di coronavirus, la televisione ha ripreso una preminenza notevole. Quindi bisognerebbe averne di più di Cottarelli, in realtà. Meno male che c'è, perché ha aperto... Mi parlò della sua idea dell'osservatorio sui conti pubblici, ma credo 5 anni fa, quando era ancora al Fondo Monetario Internazionale. Mi sembra che stessimo tornando da Cremona, forse, una cosa così, dovevamo andare a presentare... Da Lodi, credo. Il libro. E poi... Da Lodi. Stavamo tornando da Lodi. Io sono pieno di ammirazione per la caparbietà con cui lui fa, come definisce lui stesso, l'evangelizzatore, mettiamola così. Perciò questo è una cosa, semmai il nostro impegno dovrebbe essere trovarne di più e cercare di riportare un po' di ragionevolezza. C'è un sacco di gente che dice cose ragionevoli, non è che c'è solamente Carlo, c'è un sacco di gente che dice cose ragionevoli. Però con la stessa esposizione e con la stessa nonchalance o capacità di stare in video, probabilmente lui è da solo, perché un altro che sta molto in video, non essendo un economista, per esempio, non so, è Carlo Calenda, ma Calenda ormai mi sembra un po', come spesso capita, l'imitazione che ne fa Crozza, con tutta la simpatia. Quindi poi non ha lo stesso livello di competenza, obiettivamente. Detto ciò, quindi, detto che svolge una funzione quasi unica, nel senso che non è l'unico che dice cose sensate e articolate, non è l'unico ragionevole
che sta in televisione, è presente, è capace di avere un eloquio, ma è l'unico, come dire, competente, sensato, che riesce a stare anche in televisione. Quindi è un po' un unicum. Detto ciò, una cosa sulla quale volevo un po' parlare stasera era anche su, come dire, la marea di bufale che in qualche modo ci tocca sentire anche non solo relativamente al MES, questo l'ha già spiegato molto bene Carlo, ma che ci tocca sentire anche rispetto alla situazione del paese e quindi sul cosa si dovrebbe fare per uscire dalla situazione terrificante che abbiamo e quindi abbiamo naturalmente a giorni alterni coloro i quali dicono bisogna riaprire tutto, probabilmente la settimana prima avevano detto bisogna tenere tutto quanto chiuso senza mai fare analisi, costi benefici, zero, a seconda di quello che gli sembra essere l'ultimo sondaggio a disposizione, e poi abbiamo quelli, come dire, più attenti a quello che è il loro compito, perché è chiaro, forse lo dicevamo proprio l'altro giorno con Carlo e un altro amico, è chiaro che se tu chiedi a un medico, il medico la cosa che deve fare è salvare la vita umana, quindi anche una vita umana per il medico, qualsiasi cosa per salvare una vita umana, che è una cosa ragionevolissima, però c'è una questione di mezzi e di fini. Per salvare una vita umana oggi tu devi avere la capacità, e questa la dovrebbe poter avere solo il politico, di capire che il salvataggio della vita umana oggi non comporti la morte di 100 fra un mese e quindi questa capacità di sintesi dovrebbe averla solo il politico. E invece abbiamo i politici che questa capacità di sintesi non hanno in nessun modo. E allora la cosa che secondo me sarebbe interessante capire è qual è l'approccio, perché poi anche questi poveracci di politici, questo faccio una piccola giustificazione, poi magari cercano anche di affidarsi a degli esperti. Però, caspita, se gli va male e non hanno la capacità logica di capire, gli finisce come Boris Johnson, che aveva il chief medical officer, che probabilmente era convintissimo della sua tesi fantastica sull'immunità di gregge. E Boris Johnson, evidentemente senza capacità critica di dire ma se anche c'ha ragione, io come primo ministro posso aspettare che muoiano in 100.000 per l'immunità di gregge, forse non va bene così, ha preso e ha ascoltato quello che diceva l'esperto. Ecco, allora, siccome Carlo ha avuto anche il ruolo un po' misto, un po' di consigliere del principe, ma un po' anche con dei poteri, perché il commissario della spesa pubblica è un po' consigliere, un po' anche propone, studia soluzioni. Ecco, qual è il modo migliore per portare il politico nella tua esperienza? Poi anche il Fondo Monetario Internazionale, spesso uno si relaziona con i governi e cerca di dirgli quello che si dovrebbe fare, o quantomeno che non è illogico fare. Ecco, qual è il modo per portare i decisori dalla propria parte? Certo, dipende dalla qualità del decisore, quindi avere una persona tipo ragionevole, non Einstein, ma una persona ragionevole, abbastanza educata, colta, come Letta, è più facile che avere Salvini, questo ci mancherebbe. Ma dando per scontato che le differenze ci sono, qual è il modo per portarli su un sentiero di perlomeno analisi logica delle situazioni? La tua esperienza com'è? Ma io sono
l'ultima persona a cui bisognerebbe chiedere questo, fare questa domanda, perché io non sono mai riuscito a convincere un politico. Io, allora, prima di tutto, io quando ho fatto il commissario non avevo poteri se non quello di richiedere informazioni, anche quelle, non essendoci sanzioni per il fatto che le informazioni non venivano fornite, in pratica io non avevo nessun potere. Ma io ho sempre detto che era giusto così, il tecnico che non è stato eletto non può prendere decisioni. Tecnici non eletti prendono decisioni per quanto riguarda la politica monetaria, ma soltanto perché il Parlamento ha designato una banca centrale ad avere una certa indipendenza nell'esecuzione di un certo mandato. Ma in termini di politica dei conti pubblici, politica di bilancio, politica di tassazione, politica di spesa, lo stesso approccio che viene seguito per le banche centrali non può essere seguito, perché non c'è niente di più politico della spesa pubblica. La spesa pubblica dice diamo soldi a questi, tassiamo altri e diamo soldi a questi. Non c'è niente di più politico di questa roba. Io ricordo una volta il cancelliere dello scacchiere Gordon Brown, che quando il Fondo Monetario spingeva l'idea di avere, non so, dei cosiddetti fiscal councils, dei uffici indipendenti che potessero dare giudizi ma anche prendere decisioni in campo di politica fiscale, Gordon Brown giustamente disse: ma su queste cose si sono combattute guerre civili, sulla tassazione, sul potere di tassazione. Quindi non c'è niente di più politico della tassazione e della spesa. Quindi i politici devono decidere. E come convincerli? Non lo so sinceramente, perché io appunto difficilmente, anche quando ero al Fondo Monetario, io ovviamente andavo a discutere con i politici, ma non avevo altra tattica se non quella di dire le cose come stavano. Ci riuscivo a convincere, alcuni sì, altri no. In alcuni casi, quello di parlare chiaro era la cosa preferibile. Però anche al Fondo Monetario c'è stata in passato una grossa discussione se noi nel dare i nostri consigli dovevamo tenere o no conto già di quello che il politico poteva pensare ricevendo quei consigli. Però se si comincia così non si finisce più, perché finisci per dare dei consigli che sono già distorti sulla base di quello che tu presumi possa essere il modo con cui il politico riceve quei consigli. Ma il politico comunque è molto più bravo di te per andare a cogliere il lato politico. Quindi il mio modo di dare consigli, sia quando ero al Fondo Monetario, sia adesso, è semplicemente di dire le cose come stanno. Credo che però, appunto, facendo così, non ho avuto un grande record di successo. Sì, anche perché credo che anche nel libro non c'è mai stato, insomma, in tutti i libri non c'è mai stata, come dire, un'invocazione al potere ai tecnici, no? Nel senso che... No, certamente. Esatto, anche questo volume c'è, cioè, giustamente si deve, il tecnico anche a servizio del politico deve mettere a disposizione le scelte che poi devono essere compiute con responsabilità da persone che si sono candidate di fronte al paese per cercare soluzioni a problemi. Ma posso fare un appendice a quello che ho detto? Questo non vuol dire che la politica deve avere predominio sull'economia, perché delle volte si dice... No, un'associazione che si chiama Lodi Liberale, direi che lo davamo per scontato, però, però molto spesso si sente questo ragionamento, che no, non possiamo fare questa spesa perché, cioè, non possiamo per esempio mettere a posto i conti perché questo vorrebbe dire dare il predominio all'economia o alla tecnica sulla politica. Allora, questo è come negare l'esistenza di alcuni fatti che non si possono evitare. Sarebbe come dire: io oggi esco senza l'ombrello, anche se il tecnico mi dice guarda piove, prenditi l'ombrello, perché la politica deve avere il predominio sul tempo o sul meteorologo. Non è possibile, non può funzionare così. Allora il politico deve, in che senso la politica decide? Beh, deve tener conto, visti quali sono i vincoli, che può essere il vincolo atmosferico, può essere il vincolo di bilancio, il fatto che comunque qualcuno i soldi te li deve dare se li vuoi spendere, allora poi il politico decide sulla base di questi vincoli. E il ruolo del tecnico è cercare di spiegare quali sono i vincoli.
È vero, delle volte i vincoli non sai sicuro, non ne sei sicuro quanto forti possono essere. L'economia non è una scienza esatta. Devi fare il meglio, nel modo più onesto possibile, e poi il politico deve decidere senza però dire la politica ha predominio e quindi possiamo fare qualunque cosa. Altrimenti, si va, finire, poi... altrimenti si va a finire, e cito proprio questo nel libro, come Lysenko, il biologo che voleva una biologia marxista dopo la rivoluzione russa. Sì, anche perché poi rischia di essere, come dire, deresponsabilizzante. Alessandro prima ha citato perfettamente la situazione in cui siamo, cioè è ovvio che se ci si affida esclusivamente a virologi, infettivologi e medici, oggettivamente il lockdown praticamente non verrà quasi mai superato, nel senso che è del tutto evidente che devono essere prese in considerazione, in questo caso, anche le valutazioni economiche, e poi ci si deve assumere la responsabilità di compiere delle scelte, perché sennò poi, come dire, la tecnocrazia, che non piace a nessuno di noi, non credo che sia la soluzione, come dire, a... È evidente che abbiamo vissuto, stiamo ancora vivendo, seppur in fase leggermente calante, una situazione di emergenza sanitaria. Stiamo per cominciare una fase di emergenza economica, ed è tutto evidentemente, perché con la chiusura di attività economiche, con il blocco imposto e con tutto lo sconquasso che ne deriverà, è ovvio che questo è un altro aspetto di cui tenere conto nelle decisioni. Non ci si può affidare esclusivamente alla scienza in questo caso, ci si deve affidare alla scienza con la, come dire, la riflessione degli economisti, e poi assumersi l'onere delle responsabilità, questo sempre. Credo che nessuno dei due, ma neanche Alessandro, sia a favore della tecnocrazia, ma della competenza, che è un'altra cosa. Cioè, la competenza al servizio della politica e le discussioni basate su ragionevolezza, fatti, documentati e un ragionamento, come dire, logico, senza prendere in giro le persone, non vuol dire che debbano governare gli esperti o quelli che ne sanno più di noi, perché, come dire, questo ce ne, Dio ce ne scampi. Alessandro? Hai il microfono muto, Alessandro, devi toglierti. Ok. Certo, il politico non deve essere necessariamente in grado di avere le soluzioni tecniche, perché questo non esiste in natura, diciamo, ma anche l'economista, se anche mettiamo un economista... primo ministro, poi per le soluzioni tecniche in tema di giustizia, in tema di sanità, anche lui dovrà fare ricorso a qualcun altro. Ma il buon politico deve essere in grado di valutare logicamente le cose che gli vengono dette, usare il rasoio di Occam per cercare di prendere le soluzioni in genere più semplici, cercare di capire quello che è successo altrove. Per questo comunque il politico deve avere almeno un minimo di cultura, non deve venire dalle caverne, perché deve capire quello che è successo altrove, quando è successo, come gli altri hanno fatto, cioè, insomma, un minimo. C'era questo dibattito, c'era persino ai miei tempi, quando ero giovane, che ero nel Partito Repubblicano, c'era questa cosa che Visentini voleva il governo dei tecnici, si diceva, e invece naturalmente tutti i politici no. Visentini poi diceva: io non è che voglio il governo dei tecnici, il governo dei tecnici poi deve pigliare la maggioranza in Parlamento, ma quello che io dico è che completamente ignari di quello che gli sta intorno, perché altrimenti non saranno mai in grado di decidere. E l'ultimo tecnico che passa e gli dice l'ultima parola è quello che vince, che non è un grande... e per questo c'è il grande problema della selezione della classe politica. Ora, adesso ogni tanto ci sono le nostalgie della Prima Repubblica, c'è cioè la nostalgia della Prima Repubblica. Nella Prima Repubblica sono state fatte delle cose terrificanti. Abbiamo passato, soprattutto poi negli anni 70, negli anni 80, poi nel declino verso l'inizio degli anni 90, tra terrorismo, inflazione, debito, deficit, corruzione. Cioè, all'epoca, nella Prima Repubblica, sembrava di stare in un inferno, insomma, io che sono ancora abbastanza vecchio per ricordarmelo. È vero, tuttavia, che non c'era un degrado simile della classe politica, ecco, mettiamola così. Non c'era una classe politica
così raccogliticcia, che non avesse fatto perlomeno un cursus honorum politico, perché uno, come dire, magari non è che tutti dovevano essere, ma se uno aveva fatto un solido cursus honorum politico, mano a mano aveva capito anche come si prendono le decisioni, quali sono gli interessi in gioco e così via. Ecco, questo adesso proprio non c'è più, non c'è da nessuna parte, anche i partiti, quelli più tradizionali, che ormai sono rimasti solo due, cioè il PD e la Lega, sono gli unici due partiti tradizionali in qualche modo, anche se la Lega ha sostituito il vecchio PC quanto a centralismo democratico, non hanno più questo tipo di selezione. E questo è un problema, naturalmente non è un problema che si può risolvere per decreto, perché o è un qualche cosa che nasce dalla classe politica stessa, o non c'è nessuna legge che riuscirà a, come dire, a farlo rinascere. Però è un ostacolo che oggi abbiamo se noi vediamo questo governo, cioè l'approssimazione deriva anche dal fatto che molti di questo governo non hanno idea neanche di quello che ascoltano, non si rendono conto, vengono da mondi lontanissimi, anche quelli che magari hanno una cattedra, ma chissà che hanno fatto fino a quel momento, non danno l'impressione che sia di essere presenti con quello che si dice. Questo è un grave problema, è un grave problema, perché poi l'approssimazione, quando Conte dice il MES ha una cattiva fama con la Grecia, la cosa che a me spaventa è che non è che lo dice strumentalmente come quasi sempre fa Salvini, lo dice perché è una cosa che più o meno ci crede pure lui, che il MES ha una cattiva fama e guardate che ha fatto con la Grecia, e quindi questa è una buona ragione. Questo è un problema da risolvere. Avessimo tanti Lorenzo che nella sua attività politica poi privilegia molto il messaggio culturale, tecnico, di analisi, magari ce ne fossero così. Il problema è che ce ne sono proprio pochi, e giusto perché, come dire, impressioni quando domani fanno la pelle in consiglio comunale. Vabbè, ma al netto di quello, invece la domanda la faccio io a Carlo, gliel'avevo già fatta, se ti ricordi, al penultima serata che avevamo presentato un tuo libro, in cui la domanda era, e poi ricostruisco anche l'aneddotica, se avevi pensato, come dire, di scendere in campo. La risposta che tu hai dato all'epoca era che era più probabile che saresti diventato centravanti dell'Inter, se ti ricordi. Quando poi hai avuto il mandato esplorativo, credo che ti ricordi che hai ricevuto un mio WhatsApp che ti aspettavo di vedere con la maglia dell'Inter. Volevo capire se la domanda è cambiata, cioè se la risposta è cambiata e quindi è solo una passione che ti porta appunto alla difesa della razionalità economica, quindi questa missione quasi divulgativa, o c'è anche una passione politica che, insomma, ti piacerebbe o non ti piacerebbe in qualche ruolo, in qualche modo? Perché credo che il mandato esplorativo almeno ci hai provato, credo. Beh, lì, no, sinceramente lì era una cosa diversa, lì non era una discesa in politica, lì c'era bisogno di qualcuno, effettivamente allora sì, un tecnico che, perché è un tecnico? Perché quello sarebbe stato un governo senza la fiducia, soltanto che avrebbe potuto soltanto gestire l'ordinaria amministrazione, no? In quel ristretto ambito, allora anche un governo puramente tecnico andava bene, un governo che fosse puramente neutrale portasse il paese alle elezioni, quindi anche in quell'occasione io non ho fatto nessuna discesa in campo politico. Ora, se la domanda è, ma tu pensi di un giorno di scendere in campo in politica? Io continuo a ripetere quello che ho sempre detto. Non lo so, in qualche modo mi piacerebbe, perché continuare a fare il predicatore senza poi cercare di cambiare, avere il potere di cambiare le cose, uno si stufa. Però non so se sono capace di farlo. Per cui per ora il problema non si pone, perché non ci sono elezioni imminenti. Se ci fossero elezioni, a un certo punto ci penserei. Però non lo so sinceramente se sono capace di farlo. Ci vogliono dei talenti che sono diversi forse da quelli che ho io. Beh, abbiamo fatto passi in avanti perché non c'è più riferimento alla maglia del...
poi non si gioca neanche in questo periodo, quindi sono assolutamente... Comunque ti comunico una cosa, Carlo, che ti interesserà. Oggi il titolo della Juventus è stato sospeso per eccesso di rialzo in borsa. Ah, ecco. Che, chissà perché. Ma, chissà certe volte. Deve avere... Comprano Messi, per dire il Messi si sono confusi. Io volevo, sull'ambito, ancora ritornando magari sulla discussione che abbiamo fatto, magari chiedere una risposta a entrambi, se secondo voi una via d'uscita nell'innalzamento del livello del dibattito pubblico italiano, consapevolmente anche della cultura economica media diffusa nella popolazione, se innanzitutto la trovate, come dire, che esiste questo deficit di alfabetizzazione economica, magari anche a maggior ragione finanziaria, e se per superare questo deficit e questo livello piuttosto basso della discussione in generale in televisione, quando appunto ci si urla contro, cercando di ripetere slogan, interrompendo ragionamenti altrui, non lasciando spazio all'ascolto, se la soluzione è progressivamente, come dire, i social, le riunioni, in questo caso videochiamata, Zoom, cioè quant'altro, se la rete può essere uno strumento di diffusione non solo e non tanto di bufale, che è, quello è uno dei canali principali, ma anche della diffusione di un pensiero alternativo e di fatti, perché l'ha detto prima Carlo e disco la domanda, è molto più facile diffondere bufale associandole a immagini e quindi proiettandole continuamente, facendole girare su Facebook, sui social, eccetera. Ma io mi rifiuto di credere che non possa essere fatto un lavoro esattamente contrario. Io conosco e stimo, e credo che valga per tutti noi, Elisa Serafini, che è venuta con noi a presentare il libro di Ferruccio De Bortoli nell'ultima serata che abbiamo svolto fisicamente, e lei sta compiendo da questo punto di vista un lavoro assolutamente encomiabile. Quindi probabilmente il lavoro che sta facendo Gallo con l'osservatorio bisognerebbe probabilmente, se questa è la soluzione, implementarlo abbassandolo e rendendolo più affascinante, più appetibile anche a livello di social. È un problema? Ci avete pensato? Può essere la soluzione? Sì, no? È molto difficile. Il problema è che la potenza della rete, la bellezza, ma anche il brutto della rete, è di consentire un'enorme diffusione di notizie, sia vere che false. Allora, se io diffondo 100 notizie false, il tempo che ci vuole per correggere quelle 100 notizie false è 20, 30, 40 volte superiore a quello che ci vuole per creare quelle bufale. Cioè, se io, anche scendiamo, se io diffondo una bufala, per eliminare quella bufala ci vuole 10 volte più di tempo, perché intanto quella si è diffusa. È una lotta impari da questo punto di vista. Io ci provo e continuerò a provarci. Credo che è comunque meglio che ci sia una voce che cerca di correggere le cose piuttosto di starsene zitti. Ma siamo nell'ambito del limitare i danni. Perché davvero... La diffusione, per questo una delle cose, delle tecniche di produzione di bufale è spararle a raffica. Perché se tu sei un portiere, tu con un portiere ti tirano addosso 10 palloni e tu non riesci a bloccarli tutti, qualcosa passa necessariamente. E siccome produrre 10 palloni, produrre 10 bufali, 10 palle è molto facile, smentirle è molto più difficile. È una lotta impari. E forse bisogna costruire una difesa intorno al portiere, probabilmente. Sì, però allora ci vogliono qualche cosa che per le cose più grosse viene fatto qualcosa da questo punto di vista, nel senso che adesso ci sono certi siti che vengono chiusi perché utilizzano certe parole, eccetera. Però la difesa che ti garantisce è comunque difficile da trovare. Non c'è niente da fare, non è che uno può chiudere la rete, non c'è niente da fare, dobbiamo cercare di fare il possibile. Io cerco di fare il possibile. Però ne vengono ogni giorno esempi. Ieri mi ha telefonato una signora per chiedermi se era vero che la notizia che aveva diffuso un esponente locale in Veneto della Lega, che riguardava appunto il MES, di nuovo questa l'ho citata, il MES, e che se c'era il MES
poi non sarebbe stato di nuovo qualcosa. Una storia molto complicata che riguardava le cosiddette CACs. Cosa sono le CACs? Sono le collective action clauses, sono delle clausole che facilitano la ristrutturazione del debito se si è deciso di ristrutturarlo. Ecco, lì c'era una storia basata tutte sulle CACs, che una persona che non è esperta dice, ma questo, cavolo, questo deve conoscere la materia, perché dice, parla di un termine, le CACs, che io non so che cosa vuol dire, ma questo se le usa vuol dire che sa che cosa vuol dire. Ma questo tizio stava usando il termine CACs completamente a sproposito, ma la gente ci crede. Allora io, quando questa signora mi telefona, passo mezz'ora al telefono per spiegare punto per punto perché poi deve andarle a spiegare che cos'è la ristrutturazione del debito, che cos'è il debito pubblico. Cioè, per andare a spiegare, ad abbattere una singola bufala che si può diffondere in circa 10 secondi, ti ci vogliono ore e ore. Io penso che sotto questo profilo ci sia una responsabilità forte e abbastanza così condannabile da parte della società civile e degli enti esponenziali delle categorie economiche. In altre parole, in fondo Lenin aveva sempre ragione quando diceva che i capitalisti ci venderanno la corda per impiccarli. Le categorie economiche, per loro forma mentis, non hanno l'abitudine, l'attitudine a capire punto di realtà economica che gli sta intorno, poi influenza anche la loro capacità di operare. Non so, le banche e le assicurazioni dovrebbero essere ben consce che avere l'80% della popolazione che pensa che siano delle associazioni a delinquere, più le banche e le assicurazioni, per un qualche motivo si sono un po' basso, sono andate via. Ma avere le banche, l'80% della popolazione che pensa che siano delle associazioni a delinquere, e non che le banche siano dei santi, ovviamente, per carità, però insomma non sono nemmeno delle associazioni a delinquere, è una cosa che alla fine ha un impatto anche sul loro business. Allora, il fatto che non facciano alcuno sforzo per diffondere anche dei concetti non ideologici, quindi non è che devono promuovere l'economia di mercato, a parte che campano benissimo in un'economia protetta, mettiamola così, quindi non dico che devono promuovere l'economia di mercato, ma che non si adoperino perché nelle scuole, nelle università, dalle superiori in su, con mezzi abbastanza semplici, semplicemente cercando di spiegare come supplemento per chi lo vuole ai ragazzi qual è la differenza tra un'opzione, un'obbligazione, qual è la differenza tra il debito, il deficit pubblico, cioè tutti i concetti che il 70% degli italiani non sa. Ecco, perché se uno proprio gli manca la cultura di base, se uno non ha idea, se uno può pensare veramente che tutto il nostro male viene dal fatto che la banca centrale non stampa soldi, perché se stampasse soldi staremmo tutti bene, i problemi non ci sarebbero, ma uno dovrebbe dire, ma scusa, ma se fosse così semplice semplicemente stampare soldi, come non ci ha mai pensato nessuno e non c'è un elicottero che lancia dei pacchi di moneta, tutti quanti, tutti vivono felici e contenti. Quindi, quando mancano proprio le nozioni di base, poi diventa difficile, appunto, il povero Carlo, vabbè, quello era già una cosa più elaborata per la verità, ma il povero Carlo deve perdere tre quarti d'ora proprio per tornare dalle basi, avrà dovuto spiegare come funziona il debito pubblico, il debito pubblico, che cos'è, eccetera. Ecco, questa è una responsabilità che io trovo enorme delle associazioni imprenditoriali, siano esse associazioni imprenditoriali delle imprese
di servizio manifatturiere, sia quelle delle imprese finanziarie, assicurative, bancarie e così via. Con un minimo sforzo, con i soldi che dedicano a molti inutili convegni, potrebbero fare molto per dare una cultura di base, ma con uno sforzo prolungato, perché ogni tanto lo vedi che c'è il librettino, la brochure dell'associazione bancaria che ti spiega, o di Assogestioni che ti spiega un'altra cosa, ma chi se le legge? Cioè, o tu fai uno sforzo preferibilmente coordinato di diffusione di concetti base dell'economia, proprio base, basic, perché quelli mancano alla popolazione, oppure non serve a niente fare ogni tanto la brochure. Ecco, su questo forse si potrebbe avere una possibilità di successo in più, perché in quel caso il compito è un pochino più semplice. In che senso un pochino più semplice? Nel senso che bisognerebbe andare a convincere i rappresentanti di queste categorie dell'enorme danno che viene al loro stesso business nell'avere un parco di potenziali clienti così ostili e disinformati. Questa è una cosa che va contro il loro stesso interesse, quindi facendo leva sull'interesse individuale e non sulla loro benevolenza, né su quella del macellaio o del birraio, questo forse è una delle cose che si può fare. Ecco, su questo una persona come Carlo può essere molto utile. In questo caso ci sarebbero anche più persone tipo Carlo, nel senso che in questo caso sì che si può far leva anche su quei competenti che magari non sono altrettanto bravi a districarsi in un dibattito pubblico o davanti alla televisione. Questa è una cosa che forse bisognerebbe cercare di organizzarlo vari enti, istituti, associazioni, dall'Osservatorio dei Conti Pubblici all'Ada Smith Society, al Bruno Leoni, rivolgersi a coloro i quali hanno una qualche possibilità in più di dare un minimo di cultura economica che oggi manca completamente. Sono d'accordo, e probabilmente io ripongo personalmente molte speranze nella nuova guida di Confindustria, per dire che quella è una buona notizia, in effetti. È particolarmente notizia. Sensibile al tema. Io ero presente quando è stata fatta la relazione di Assolombarda alla Scala, e oggettivamente credo che qualunque liberale sottoscriverebbe le osservazioni di Carlo Bonomi. E quindi, come dire, questo è un auspicio. Nel frattempo abbiamo tra i partecipanti il presidente dell'associazione dei costruttori edili di Como, Molteni, che saluto, e quindi, come dire, intanto affidiamoci a lui per portare, come dire, questo messaggio. Sono assolutamente d'accordo. L'Istituto Bruno Leoni, la Smith Society, l'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani svolgono un lavoro meritorio. Anche l'IBL, lo sapete, cerca di arrivare anche nelle scuole con un programma IBL nelle scuole da tanti anni, con due moduli molto semplici, con la favola della finestra rotta di Bastiat, che cerca di spiegare cosa sia la spesa pubblica, e con il saggio di Leonard Reed sulla matita, spiegando che cos'è il mercato, che non necessita di pianificazione, l'utilità del meccanismo dei prezzi, eccetera. Sicuramente c'è da mettere probabilmente in rete, da insistere, da goccia dopo goccia, e da probabilmente investire, perché evidentemente le associazioni datoriali probabilmente sono quelle che avrebbero più interesse. Ha ragione Alessandro. Bisognerebbe domandarsi probabilmente del perché questa cosa non avviene, e perché ormai rispetto a, come dire, qualche decennio fa la situazione di persone disponibili, sensibili al tema, è esplosa come visibilità e come possibilità. Io ricordo sempre come dire, la traduzione della Vallecchi degli anni 70 del libro di Milton Friedman che si chiama Capitalism and Freedom, che è stato tradotto efficienza economica e libertà, perché associare negli anni 70 la parola capitalismo a libertà, come dire, c'era qualche rischio da correre. Questo però dà l'idea dei passi in avanti che sono stati fatti rispetto ad allora, quindi probabilmente lo spazio c'è e bisogna, come dire, mettere in rete tutte queste situazioni, perché è lì che credo ci possa essere la soluzione. Non si può invocare, credo, censure come dire, nei confronti delle bufale che circolano in rete, perché da liberale sono contrario a ogni tipo di
censura, però probabilmente bisognerebbe investire su una diffusione maggiore dell'alfabetizzazione economica. Io sono rimasto sconvolto, e non so se Carlo se lo ricorda, nel libro c'è scritto che un parlamentare praticamente non aveva ben chiara la differenza tra deficit e debito, quindi tra una questione, come dire, flusso e uno stock. Credo che questa sia già grave se non lo sa una persona che fa le superiori. Quindi se però questi poi sono persone che contribuiscono a prendere decisioni che influenzano la vita delle persone, qualche problema ce l'abbiamo. Come si risolve? Selezione classe dirigente, probabilmente, come dire, la costruzione di rete di relazioni, diffusione di queste idee, organizzazione di eventi, case editrici, non lo so, però lo spazio ci deve essere. Io mi rifiuto di pensare che, come dire, le bufale siano incontrastabili, è più difficile, eccetera. Cioè, quindi vorrei... se... Lorenzo, se mi innesto, posso? Un messaggio di ottimismo dai relatori, poi Alberto, dopo si arriva una domanda, però se c'è spazio, ecco, perché se ci trinceriamo solo le spiegazioni contro le bufale, ed è vero, sono controintuitive, devono essere argomentate, richiedono tempo, e quindi si passa quasi il messaggio di sconforto, cosa che peraltro non è nei fatti, perché Carlo ha appena detto che fa esattamente il contrario, però spiegando che invece quasi fosse una battaglia contro i mulini a vento. Io a questo non credo, non so come si possa fare, ma credo che si possa e si debba. Scusami Lorenzo se intervengo, spezzare una lancia grandissima in favore della rete, ma davvero enorme in favore della rete, perché a mio avviso, soprattutto in periodi come questo, non ho mai letto così tante bufale o comunque notizie approssimative da parte proprio dei media tradizionali, telegiornali, giornali, mentre mi sembra che almeno una certa parte della rete sia davvero molto più avanti dei media tradizionali, o almeno 3 settimane avanti. Mi sembra sempre di essere riuscito a mantenere in qualche modo la bussola in tutta questa situazione di coronavirus soltanto perché andavo a leggere informazioni specifiche, testate, blog molto di settore, di nicchia, anche ma sulla rete, altrimenti anche diciamo l'intelligenza, l'elite italiana non avrebbe saputo niente, non avremmo saputo di come la Corea del Sud aveva combattuto il virus, di come Taiwan l'ha combattuto, di come le situazioni con non so, sanità completamente privata, pur con un'assicurazione base pubblica, ha reagito, affrontato molto meglio rispetto alla sanità pubblica italiana questo tipo di crisi. E tantissime, ma questo è solo un esempio, figuriamoci poi quando si parla di politica economica, senza la rete lì saremmo, secondo me, davvero completamente senza bussola. Quindi davvero è vero, c'è più diffusione di notizie e inevitabilmente ci sono anche più bufale, ma senza la rete, io stesso, che comunque sono una persona che cerca di informarsi il più possibile, sarei uniformato a quelle uniche poche informazioni che riceviamo dalla televisione, dai media tradizionali, che davvero secondo me sono ormai forse la principale diffusione, punto di diffusione di notizie approssimative, quantomeno se non bufale. Ci sono tantissime domande comunque riguardanti... Alberto, prima però vorrei, se intanto le domande poi le selezioniamo un attimo, però il messaggio di speranza vorrei sentirlo prima di arrivare, se c'è, come dire. Da parte mia, ovviamente, è approfondire il più possibile in rete. È chiaro che soltanto magari le persone più avvezze, anche per una questione generazionale, adesso riescono a orientarsi all'interno della rete, e mentre altri, diciamo, sono bombardati solo da notizie di poco conto. Però io vedo che questa è proprio una questione di... deve passare il tempo, devono cambiare le generazioni. Io vedo che qui è naturale un passaggio evolutivo verso un miglioramento. Sì, Alberto, solo sempre proprio prendo spunto, quindi sull'ottimismo se esiste o meno, spiegando anche, così rispondiamo a Galaxy, SB, una cosa del genere, non è che stiamo dicendo che le banche debbano avere come compito e qualcuno glielo debba imporre quello di diffondere cultura finanziaria, stiamo dicendo che sarebbe nel loro interesse farlo, e se lo facessero ne beneficeremmo tutti, banche per prima, quindi non è che è un qualcosa che vorremmo vincolare, credo che su questo così rispondiamo a uno. Assolutamente no. Messaggi di ottimismo o ci dobbiamo rassegnare alla proliferazione? Il messaggio di ottimismo ti posso dare io è questo, e cioè che oggi, diciamo, nel
nella seconda decade e quindi spero anche nella terza, che ormai è cominciata, il numero di persone giovani che si interessano con intelligenza e hanno una visione del mondo sofisticata e cosa è sicuramente molto molto superiore al passato, quindi sempre tratta di minoranze, per carità, ma se tu vai nelle, ovviamente soprattutto nelle università, se tu vai nelle università, se tu vedi i giovani laureati, ne trovi molti di più di una volta, sicuramente, che hanno una passione, è pieno di queste chat in cui le persone si trovano e approfondiscono questi problemi, magari tenute da giovani. Non so, ne ho scoperto una qualche settimana fa, ce n'è una, il pub del lunedì sera, in cui quattro ragazzi, tutti e quattro, laureati da poco. Abbiamo scoperto che noi è in concorrenza e quindi siamo molto preoccupati, perché le serate del lunedì sono le nostre, le abbiamo... sono molto bravi. Comunque ti consiglio di andare a vederli. Visto. Quattro ragazzi, che purtroppo, ahimè, sono chi a Bruxelles e chi a Londra, mannaggia, perché un problema è che poi vanno fuori, hanno centinaia di persone, invitano, l'altra sera c'era, ieri sera c'era una cosa favolosa, sembrava, cioè Guzzanti era, come dire, era un Tremonti light ormai. Tremonti supera l'imitazione di Guzzanti, e quindi appunto è pieno di queste iniziative, molto di più di giovani, e questo è una cosa che mi dà speranza, perché questo non era sicuramente vero nel XX secolo, meno vero nella prima decade, e questo invece è molto sufficiente, lo so, ma volendo parlare di speranza, i primi cui guardare sono sicuramente i giovani. Posso fare un appendice? Non importa se si può sperare Google è giusto, non mi sto a porre il problema se ci sarà se c'è speranza o non c'è speranza. Se non lo faccio, sono sicuro che non c'è speranza. Oh, è chiaro, questo è il punto. Quindi non devo andare a trovare motivi di speranza. Sono io che la faccio la speranza. Siete voi che la fate la speranza se vi muovete. Perché il mio, quello che sto facendo io, può funzionare soltanto se altri lo fanno. Allora ricordiamoci questo: non cerchiamo i motivi di speranza, siamo noi che la creiamo la speranza. Mi sembra, come dire, una grande pista, come dire, che sono state analizzate nel libro. Credo che quella più diffusa, al netto del, come dire, le banche che possono il male assoluto, eccetera, credo che sia quella, il capitolo sull'euro, quindi sui trattati fiscali, piuttosto che il tasso di cambio, piuttosto che quant'altro. Quindi volevo capire se anche secondo te reputi che quello è il tema su cui si è fatta peggiore drammatizzazione, speculazione e disinformazione, o no? Cioè se c'è la bufala. Sì, assolutamente, perché lì la questione è, ha implicazioni, le bufale sull'euro hanno implicazioni politiche e geopolitiche fondamentali, riguardano il futuro del pianeta, riguardano il ruolo della Cina, degli Stati Uniti, dell'Europa, della Russia e così via. Queste diventano fondamentali. Le bufale sulle banche sono un attacco alle banche, le bufale sull'Europa sono un attacco al progetto di Unione Europea. Siccome quello è il progetto chiave che traballa chiaramente di questi giorni, e questo, tutto questo spiega anche questo accanimento sul MES, sull'Europa cattiva, e con un enorme successo per ora, perché questo cambiamento di opinione pubblica segno dell'Europa, saremmo andati a fondo, saremmo già, perché non avremmo abbastanza, i mercati non ci presterebbero abbastanza soldi
per finanziare un deficit che quest'anno deve purtroppo comunque essere molto alto, dall'ordine dell'8, 9, 10% del PIL, un debito che dal 135% del PIL salirà oltre il 150, forse intorno al 155% del PIL. In condizioni normali queste non riusciremo a finanziarle. Uno dice, ma questo è perché siete nell'euro. Vabbè, è chiaro, fossimo fuori dall'euro, a parte il fatto che la risposta bisogna, comunque ci siamo nell'euro, quindi non possiamo dimenticarcene, rimane tutto da vedere se fossimo fuori dall'euro che cosa succede alla nostra stabilità finanziaria. Comunque quella è una domanda ipotetica, noi siamo nell'euro adesso e se non ci fosse il sostegno dell'Europa, al contrario di altri paesi come la Germania che con un debito pubblico basso non hanno bisogno del sostegno europeo, noi ce l'abbiamo bisogno. Io purtroppo delle volte faccio la Cassandra, il profeta di sventure, perché se guardate a vedere i miei libri, io l'avevo detto, prima o poi il prossimo shock economico la Banca Centrale Europea, questione quanto questo andrà avanti, ci sono delle incertezze. La Banca Centrale Europea in linea di principio nell'ultimo comunicato stampa ha detto che potrà aumentare quanto è necessario gli interventi, però vediamo se questo effettivamente avviene. Il rischio dal punto di vista della Banca Centrale Europea è che questa continua emissione di liquidità, cioè stampare soldi, a un certo punto può provocare un aumento dell'inflazione. Non sappiamo perché ancora negli ultimi anni sono stampati molti di soldi e l'inflazione non è aumentata. Però c'è questo, ci muoviamo in un territorio inesplorato. Se l'inflazione cominciasse a aumentare, allora sì che si creerebbero grosse tensioni, molto più grosse di quelle attuali, tra un Nord Europa che direbbe allora bisogna stringere la politica monetaria, è un Sud Europa che dice ma noi se stringete la politica monetaria i tassi di interesse vanno su con un debito pubblico al 155 molto grossa, bisognerà affrontarla. Può anche darsi che se va bene non si crea questa tensione, la banca centrale stampa soldi, questi vengono tenuti bene o male dalle banche senza prestandoli ma non troppo per non creare troppa inflazione. E si va avanti così. Volendo essere ottimisti, alla fine di quest'anno un quarto del nostro il debito pubblico sarà salito, ma un quarto del nostro debito pubblico non sarà un po' proprio natura, ma sarà detenuto dalla Banca Centrale Europea, dalla Banca d'Italia fondamentalmente. Ecco, questa cosa dà una certa stabilità al nostro debito pubblico. È possibile che alla fine di quest'anno il debito pubblico in euro detenuto dai mercati sia addirittura sceso. Questa cosa può andare avanti finché la banca centrale continua a fare un rolling over, un riacquistare i titoli che giungono in scadenza, possiamo andare avanti finché vogliamo. Ma questo non avverrebbe se per qualche motivo l'inflazione si riaccende. Speriamo che non si riaccenda. Naturalmente a tutto questo non saremmo arrivati se noi fossimo partiti con un debito pubblico più basso, no? Non avremmo problemi. Per quanto riguarda le bufale, mi viene in mente un'altra domanda, una che è riferita direttamente a Carlo e una in generale, quindi l'invocazione alla patrimoniale, come dire, come da ogni liberale credo che sia assolutamente contrario di principio a ogni tipo di tassazione patrimoniale, perché deve essere tassato al limite, per seppur il meno possibile, il flusso di reddito prodotto e non uno stock accumulato, perché la tassazione deve avere finalità espropriative. Ne sono due bufale, infatti poi ti cedo faccio la domanda. La prima bufala è che, come chi la invoca, come se si dimentica che in questo paese è già pieno di patrimoniali che stanno, come dire, agendo da anni e anni. La seconda bufala è, magari la smettiamo finalmente, ne abbiamo parlato quando abbiamo preparato questa serata, e ma anche Carlo Cottarelli a favore della patrimoniale. È l'occasione giusta. Diagonale nel mio libro, nel libro sul debito pubblico si dice che comunque la patrimoniale è una tassa. Io credo che l'aggiustamento ai conti pubblici sarebbe meglio farlo sul lato del contenimento della spesa, che di nuovo non vuol dire tagliare la spesa, vuol dire nei momenti di espansione si risparmiano i soldi invece di andarsene a spendere. Quello si potrebbe mettere a posto i conti pubblici se si facesse per un po' di tempo. La patrimoniale è una tassa anche molto grossa. Ecco, in quanto tale ha un effetto recessivo e crea problemi di liquidità.
Io non sono concettualmente contro la patrimoniale come puoi essere tu, però la vedo proprio come l'extrema ratio, anzi forse una cosa da evitare, perché l'effetto di una patrimoniale, di fare una, pagare una tassa tutto in un colpo molto forte, sarebbe molto restrittivo sull'economia. È un tipo di patrimoniale, perché cos'è la ristrutturazione del debito pubblico? È lo Stato che dice non ti pago, tu mi hai dato 100 e io ti do dietro 50. È come una tassa su una particolare forma di ricchezza, cioè quella detenuta, quella investita in titoli di Stato. Alessandro? Ma io, diciamo, in questo particolare momento proporre qualsiasi tipo di tassa, che sia poi, su redditi, che sia patrimoniale, è una stupidaggine assoluta. In questo caso non ho neanche bisogno di fare troppi riferimenti a maestri nostri, ma ci basta fare riferimento a Keynes. Non è difficile, nel momento di recessione le abbassi le tasse, poi alcuni dicono è meglio fare più spesa pubblica, perché se tu abbassi le tasse rimangono le tasche dei cittadini che non le spendono, invece con la spesa pubblica vengono immessi nell'economia. Io dico con la spesa pubblica vengono immessi nei rivoli della pubblica amministrazione e te saluto, mentre invece se togli le tasse sui redditi di impresa, quelli invece sì che servono alle imprese, quindi bisognerebbe togliere tendenzialmente, se devo scegliere tra tassare a parità di tassazione un po' di più lo stock piuttosto che il reddito, tassare meno il reddito da più incentivi a parità, meglio sarebbe fossero basse dappertutto. Poi che ti posso dire? Scusate, qui ogni tanto parte, non so come mai. Ecco. Allora dicevo, quindi io sono contrario alle tasse adesso, sono assurde. Credo anche che tagliare le tasse sarebbe benefico, perché darebbe il miglior modo di dare liquidità alle imprese e non togliergliele. Allora, siccome ci sono alcune imposte da noi che non sono imposte sui profitti, perché se tu hai delle imposte sui profitti vuol dire che almeno c'hai profitti, ma oggi non ci sono i profitti, quindi l'IRAP, l'IMU, tutte le tasse che in qualche modo non sono legate alla capacità contributiva di cui parla la Costituzione, oggi se fossero tolte è il modo più rapido per far arrivare liquidità in tasca agli imprenditori. Sulla patrimoniale c'è anche un effetto, io credo, psicologico. Cioè l'effetto psicologico della patrimoniale in una situazione come questa, terrificante, ma in una situazione anche più normale, sarebbe devastante per l'Italia. Cioè, è un qualche cosa che è entrato così tanto nell'ingranaggio psicologico dell'italiano, che se vogliamo rivedere una fuga di capitali enorme, già quando, l'abbiamo visto nel 2018 col governo giallo-verde, a un certo punto i capitali hanno cominciato ad andarsene di gran carriera. E ormai i capitali sono rintracciabili, non è che se tu li metti in una banca svizzera non te li rintraccia più nessuno. Ormai le banche svizzere ti fanno l'analisi del sangue è peggio di quelle italiane, però comunque la gente li portava fuori. Quindi credo che per l'Italia, la patrimoniale, oggi esclusa completamente, ma anche in tempi più normali, avrebbe un effetto devastante dal punto di vista della psicologia del risparmiatore e dell'investitore. Quindi siccome ci sono delle soluzioni molto più ragionevoli, che sono quelle che trovi nei libri di Carlo, cioè se tu semplicemente eviti di aumentarla la spesa pubblica e cresci anche un pochino e hai un pochino di inflazione e c'hai il nervo di mantenere un percorso di questo genere per 4-5 anni, se fosse stato fatto nella legislatura precedente, quando praticamente siamo sempre cresciuti, abbiamo avuto dei governi con una maggioranza relativamente ampia, cioè Letta, Renzi e Gentiloni, se ogni anno avessimo avuto una spesa pubblica che fosse aumentata
quanto l'inflazione, neanche non fosse aumentata, fosse aumentato quanto l'inflazione, probabilmente a inizio del 2018 il deficit pubblico invece che 135 sarebbe stato 125-126, come era peraltro in tutti i DEF del 2013, 14, 15, 16, 17. Quindi non è che ci vuole chissà che, ci vuole però perseveranza, e la patrimoniale è il contrario della perseveranza, e in più nel fragile tessuto psicoeconomico dell'Italia sarebbe disastroso. Anche perché probabilmente, io non so se possa essere definito bufala, ma sicuramente uno dei meccanismi divulgativi che, come dire, vengono utilizzati è ragionare sempre in termini statici, dimenticando sempre la dinamica del ragionamento economico, e quindi ipotizzando che, come dire, qualunque imposizione dall'alto comporti semplicemente che tu vai a tassare ciò che esiste, dimenticando come una sorta di ragionamento quasi deterministico, come se gli uomini fossero macchine che non rispondono invece agli incentivi, che è esattamente quello che fanno. Quindi spesso, come dire, si raggiunge una vera e propria eterogenesi dei fini, nel senso che si aumenta come la tassa sulle grandi barche, che ha portato semplicemente al depauperamento dell'industria dei cantieri navali italiana, piuttosto che altro. Quindi, e questo non so se sia bufala, sia l'analfabetismo economico o quant'altro, però è una delle cause del dibattito economico ancora adesso, che è di livello veramente infimo, a partire dalla famosa torta, che quindi se c'è qualcuno che guadagna di più c'è qualcun altro che guadagna di meno, dimenticando che spesso, come dire, l'economia non è una torta ma è fatta da lievito, e bisogna capire di se si riesce a introdurlo oppure si sottrae, e quindi la torta può contrarsi o ampliarsi. Io credo che questo sia, potrebbe essere, se ci fosse gente come Carlo, come Alessandro, come tanti altri al governo adesso, potrebbe essere un evento paradossalmente straordinario da questo punto di vista, perché la necessità in questo momento dovrebbe essere esattamente l'opposto di quello che viene paventato, cioè lasciare spazio agli spiriti imprenditoriali, semplificare, sburocratizzare, ridurre la spesa pubblica, ritirarsi, come dire, dal perimetro dello Stato, ridurre le tasse, ma appunto evitando di fare deficit, ma liberalizzando, riducendo, privatizzando, insomma le ricette che probabilmente a noi sono care, che in questo momento io credo potrebbero essere risolutive, a maggior ragione per lo shock che abbiamo avuto, perché vorrebbe dire appunto lasciare spazio a chi il reddito sa produrlo, che non sono sicuramente i politici ma sono gli imprenditori. Non so cosa ne pensa Carlo in generale, ma credo, da questo punto di vista, sarebbe la soluzione attuale, sicuramente non quello di aumentare il livello di tassazione, che è già esorbitante in questo paese. No, ma l'ha detto, insomma, già Alessandro, quella che secondo me è la ricetta giusta. Certo, ovviamente più alto è il debito pubblico, più diventa difficile seguire questa strada di riduzione graduale, nel senso che devi essere persistente per un periodo più lungo. Però è anche vero che tutti gli studi ci dicono che disponibili ci dicono che se il debito sta scendendo anche da un livello alto, già questa è un'indicazione molto forte per evitare che il debito pur alto abbia delle conseguenze negative per l'economia. Quella è la speranza. Certo, noi ci troveremo alla fine del 2021 probabilmente con il livello più alto di debito pubblico nella storia d'Italia, avendo superato anche il livello raggiunto dopo la Prima Guerra Mondiale. Sì, però di nuovo, con una buona parte di questo detenuta dalla Banca Centrale Europea, il che fa una differenza. Che non è brutta, sporca e cattiva, ma anzi, come dire, svolge un ruolo fondamentale da questo punto di vista. Ecco, io, visto che siamo stati d'accordo praticamente tutta la serata e la cosa non stupisce, volevo invece toccare un argomento su cui invece tu insisti praticamente sempre e che, insomma, personalmente sono invece in dissenso, cioè il tema dell'armonizzazione delle politiche fiscali a livello europeo, che vuol dire tante cose. Io credo che la concorrenza fiscale a livello di stati, ma come a livello di regioni, di comuni, di paesi, anche a livello di strutture, di incentivi, quindi di tasse, sia assolutamente benefica. Cioè non ci vedo nulla di male nella decisione da parte delle aziende di decidere dove stabilire la propria sede legale. Quindi, ovviamente dalle anche perché, solo chiudo la domanda, insomma, quando si parla di paradisi fiscali, bisogna sempre ricordarsi, ma non è mia, che il contrario sono gli inferni fiscali, quindi
se il rischio di centralizzare tutto a livello europeo è che, come dire, non ci sia più alcuna possibilità e la fisiologica tendenza sia solo a un innalzamento della pressione fiscale. E credo che invece la riduzione che si è comunque in qualche modo generata nel mondo, in Italia un po' meno, anzi non un po' meno, esattamente contro, come dire, va nella direzione opposta, è dovuta anche al fatto che ci potessero essere questa concorrenza fiscale. Quindi io la reputo benefica, però tu insisti molto su questo. No, su questo sì, sono diverso. Io la metto in un termine molto liberale, guarda. Io vedo l'Europa come un mercato comune e il mercato comune deve essere un level playing field, dove l'investimento si va a allocare sulla base di motivazioni economiche, non sulla base di distorsioni causate dalla tassazione. Perché un paese molto piccolo, un paese piccolo rispetto all'area comune come l'Olanda, ha un enorme vantaggio relativo dovuto puramente all'esistenza di distorsioni, le frontiere, ad avere tasse più basse, perché essendo piccolo perde poco abbassando le tasse, delle tasse che sta ricevendo, e ottiene un'enormità di afflussi da parte degli altri paesi. Quindi se fossero tutti uguali i paesi, di dimensioni uguali, non ci sarebbe questo problema. Allora sì che si fanno concorrenza in maniera tra virgolette leale, ma qui la distorsione è causata dal fatto che c'è un paese molto piccolo che abbassando le tasse riesce a tirare una quantità di capitale perdendo invece poco della sua base imponibile. Vogliamo che l'Europa sia un level playing field in cui il capitale si alloca sulla base della convenienza economica, togliamo questa distorsione dovuta alla tassazione di questi piccoli paesi. Carlo, sì Carlo, scusa Alessandro, su questo tema sulla concorrenza fiscale. Allora, tanto per cominciare ti segnalo che credo che ci abbia mandato qualche osservazione Oscar Giannino, l'ho letto tardi sul WhatsApp, ma se Alberto vede forse ci ha mandato qualche osservazione. Okay. Allora io sulla concorrenza fiscale, io credo che ci vogliano regole di tassazione che siano comuni all'interno di una stessa area, di un mercato comune, e quindi, come dire, ci sia il modo in cui si determina l'imponibile, il modo in cui vengono tassati, quindi che ci siano anche tasse equiparabili e non tasse eccentriche, mentre invece ci sono tasse eccentriche poi l'Italia. Sia necessaria. È anche vero che negli Stati Uniti stessi la tassazione rappresenta storicamente all'incirca il 30-33% del PIL, di cui il 20% storicamente è la tassazione federale e il 10-12% la tassazione statale, e c'è una vivace concorrenza, tant'è che a New York o in California c'è un'imposta sul reddito che arriva fino al 7-10% e adesso Trump non gliela fa neanche più scaricare, e in Texas invece è zero. Sì, però alzo la mano. Un po' di concorrenza fiscale io credo che serva a evitare, come dire, la spinta verso il rialzo, perché naturalmente in una uniformità completa si possono pensare a dei tetti e dei pavimenti, sicuramente, oppure si può pensare a un forte potere impositivo federale, lasciando residualmente alle altre aree la possibilità di tassare o meno, e quindi già questo porterebbe una certa uniformità, naturalmente, come è negli Stati Uniti. Però il rischio, perché poi bisogna sempre ci definiamo sempre per relazione e mai per assoluti, il rischio dell'uniformità fiscale è che l'uniformità vada verso l'alto, perché naturalmente i paesi che hanno la tassazione più alta fanno più fatica a rinunciare ai loro introiti di quanto i politici dei paesi che hanno una tassazione più bassa facciano invece ad averne di più, perché questo un po' è il problema. Quindi io credo che l'Europa potrebbe avere, in un'ipotesi di maggiore integrazione di quanto c'è oggi, una tassazione federale più
robusta, e questo già toglierebbe una parte di questa concorrenza fiscale, quindi una parte più robusta, ma lasciando come è negli Stati Uniti, come è in Svizzera, cioè in modelli federali di successo che resistono da secoli, la possibilità ai cantoni o agli stati federati di avere delle tassazioni diverse. In Svizzera non è che non ci sia un mercato comune, insomma. Posso però chiedere una cosa, questo è importante. È vero, negli Stati Uniti c'è questa cosa, però ricordiamoci che negli Stati Uniti l'attribuzione dei profitti al Delaware oppure al Texas avviene sulla base del formulaic approach. Formulaic approach si dice che c'è una formula per cui il profitto va in Delaware oppure sul Texas sulla base, per esempio, del numero di dipendenti che è in un posto o nell'altro. Per cui il fenomeno per cui tu stabilisci la sede legale in un posto, però tutte le attività stanno da un'altra parte, non è possibile negli Stati Uniti. E questa è una grossa differenza. Per quanto riguarda la concorrenza, ma comunque noi avremo come Europa la concorrenza degli Stati Uniti, la concorrenza della Cina in termini di tassazione, quindi non è che ci sarebbe comunque mancanza di concorrenza. Quello che io dico, in un mercato comune, che deve essere comune, all'interno di quel mercato non ci deve essere qualche cosa che si alloca in un posto o nell'altro sulla base di distorsioni dovute all'esistenza all'interno di quell'area comune di questa cosa ormai antiquata che noi chiamiamo le frontiere all'interno dell'Europa, che non ci sono più neanche per Schengen, per ora, poi vedremo. In attesa, perché abbiamo davvero, c'è Oscar Giannino che è collegato, sta provando a vedere se abilitarsi col microfono, non so Alberto, dimmi tu quando e se riesci ad avere domande. Provo a parlare. Provo a parlare, mi sentite? Eccolo. Eccoci, ciao. Eccolo, sì, lo sentiamo. No, ma io non voglio, perché ho ascoltato con grandissima attenzione e ringrazio ovviamente tutti voi per quello che fate. Ringrazio Lorenzo, ringrazio Rodi Liberale, ringrazio Carlo Costarelli che è generosissimo con il suo impegno, è insostituibile, e ovviamente Alessandro e Nicola, che per me, lo sapete, sono un fratello che ci conosciamo oramai, meglio non dire da quanto tempo. Avevo solo un'osservazione senza rubarvi tempo perché si è fatto tardissimo. Credo che, questa almeno è la mia convinzione dell'esperienza di questi ultimi anni, maturata dall'evoluzione quotidiana del tipo di messaggi che si ricevano facendo il mio mestiere e con centinaia di migliaia di persone ogni giorno collegate la mattina e poi il sabato mattina, puoi misurare negli anni come è cambiato da Radio 24, insomma dal 2013 a oggi e soprattutto negli ultimi 4 anni, il tono di chi interviene, fa domande e soprattutto pronuncia giudizi sempre più sferzanti. Questo riguarda la rete, ma riguarda anche coloro che poi esercitano la voice, che sono una minoranza statisticamente non attendibile, ma molto rilevante, perché comunque il tono è completamente cambiato. E il tono è completamente cambiato perché temo di non svelare una verità. Da una parte c'è il generoso metodo illuminista, cioè quello che Carlo Cottarelli giustamente porta avanti, spiega, è all'origine dei suoi libri e di tutti i suoi interventi, dell'Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica. E Carlo Cottarelli è esplicito, anche stasera vi ha risposto in maniera sincera. Chi lo conosce sa che è così, non c'è bisogno di inventarsi contro argomenti. Cioè, lui dice, io lo faccio perché bisogna farlo, perché è giusto farlo. Non chiedete a me se questo poi porta a una vittoria di queste idee. Per questo c'è bisogno di chi gli dia gambe, ma io lo devo fare. E io apprezzo il fatto che ci sia chi lo fa in questo modo. Vi faccio solo un'osservazione. Mentre eravamo qui e io guardavo ovviamente i social e così via, ascoltandovi, pochi minuti fa uno dei protagonisti della campagna quotidiana di mistificazione, cioè Borghi, per capirci, la Lega, rispondeva, incalzava Cottarelli dicendo ma tu è inutile che fai questi tweet in cui dici, come ha ripetuto anche stasera, no? Che è un fatto. La condizionalità può cambiare nel corso del MES. Spiegaglielo ai tuoi amici Alesina e Giavazzi. E naturalmente citano un articolo sulla voce di Alesina e Giavazzi che è precedente all'Eurogruppo, nel quale... buoni tutti, no? E naturalmente citano una cosa precedente all'Eurogruppo in cui si è chiarito il punto della condizionalità, della finalità, ripeto, diretta e indiretta, perché ci sono i due aggettivi nel comunicato dell'Eurogruppo, sull'utilizzo dei 2 punti di PIL disponibili per ognuno dei paesi dai fondi MES. Naturalmente, la domanda che vi faccio è, possiamo credere che i mistificatori in capo del progetto, cioè Borghi, Bagnai,
non arrivo a citare Rinaldi perché siamo su un altro livello, ma insomma questi qua non sappiano davvero quello che dicono? Ecco, la mia risposta dopo anni è no. Cioè, non stiamo parlando di, con tutto rispetto, per fare un altro nome concreto, di Di Maio, che ricade negli esempi fatti prima da Alessandro De Nicola, cioè chi non ha la mini, perché non ce l'ha, questo è un fatto acquisito, che non ce l'ha, dei 5 Stelle, Patuanelli e Buffagni sanno cos'è un'impresa, hanno studiato un po' e infatti riducono come gli unici che in realtà parlano con un po' di conoscenza. No, ma lo sanno benissimo, questo è il punto. Salvini non lo sa, perché come dice Cottarelli, giustamente non li scrive lui su Twitter, li scrive Morisi, eccetera, eccetera, attingendo a Borghi Bagnai e pochi altri. Ma Borghi e Bagnai sono titolari di una linea politica, e qui bisogna distinguere però, perché siccome l'Odi Liberale è un forum culturale, Anna Smith, Bruno Leoni, l'Osservatorio di Cottarelli, tutte queste cose si dedicano a tentare di contraffare ciò che è contraffatto, riportandolo alla verità con un metodo rigorosamente illuminista. Ma il problema è che ormai dopo anni, questi signori hanno, se sommiamo Lega e 5 Stelle, più del 50% dei voti. Gli italiani indicano come paese amico la Cina, la Russia e solo al 17% gli Stati Uniti, il paese più nemico nei sondaggi è la Germania. Questa è la condizione in cui siamo, per essere chiari. E temo che Cottarelli abbia ragione, ma questo lo sottolineo e poi mi taccio, nel fatto che a questo punto lo sforzo generoso del ribaltamento del falso, se lo commisuriamo alla condizione dell'Italia, a come siamo messi, al fatto che abbiamo l'accesso al mercato solo grazie all'estensione straordinaria e senza precedenti dei poteri della BCE, se ci perdiamo questo e ci giochiamo questo, come può puntualmente avvenire nei prossimi mesi, la condizione è che questi signori prevalgono con le loro idee. Perché la rottura, mi dispiace, io sono certo di quello che dico, certo perché vedo cosa scrivono tra di loro anche, tra l'altro, il mio mestiere è anche fare queste cose, senza che vi spieghi perché. La vogliono deliberatamente questa condizione. E se pensiamo che davvero si illudano sul fatto che non abbia un costo spropositato nel breve la rottura, non è vero neanche questo, perché dicono che comunque gli strumenti, vincendo loro a quel punto, con il consenso che hanno, sono tali che il costo onerosissimo nel breve di vincoli di capitale, vincoli amministrativi, depositi infruttiveri per tipi di asset all'import e all'export, come anche veniva negli anni 70, ma peggio purtroppo oggi, loro sarebbero in condizione di volgerli in maniera tale che nel giro di un tempo breve il loro consenso diventerebbe ancora più granitico. È un'illusione? Sì, è un'illusione pericolosa, ma questa è il nocciolo della loro convinzione e quindi mi taccio. Se nei prossimi mesi avviene questo, il problema delle gambe, e ci dovete pensare voi, che sinceramente ogni volta Carlo Cottarelli spiega, e così ti risponde alle domande, usa una perifrasi quando parla della maglia dell'Inter, ma ci siamo capiti, l'ha spiegato in chiaro stasera, ha bisogno di un'alternativa secca. O questa roba nasce da pezzi di società civile, anche dalla nuova Confindustria di Carlo Bonomi, qui insomma non è un mistero per nessuno che io sono molto dentro alla scelta di Carlo, così via, avendo contribuito ai suoi discorsi, alle sue cose, sono uno dei suoi più stretti amici, così. Ma o questa roba in pochi mesi nasce, se si crea l'evento che io non voglio che avvenga, ma può avvenire, per essere chiari, oppure, signori, ci aspettano anni duri, perché questo è il punto che voglio dire, perché la proposta delle gambe è la proposta che manca. Io ho troppo rispetto per una persona che conosco da quando sono molto giovane e che mi ha sempre detto la stessa cosa che ha detto Carli, ve lo voglio dire anche a voi perché così deve essere chiaro a tutti, che chi tira in ballo il nome di Mario Draghi per cose politiche gli fa un buon servizio, soprattutto secondo me non lo conosce. Ma detto questo però, il rischio esiste, è forte come mai, il consenso che hanno coloro che mentono sapendo di mentire e che controbattono a Carlo Cottarelli con argomenti risibili, ma che ai loro fan e seguaci appaiono invece credibilissimi, ha dietro anche un pezzo di classe dirigente italiana. Ce l'ha, perché purtroppo non è vero che hanno dimenticato tutti gli anni 70. Non è vero. C'è anche chi crede, perché è al riparo dal mercato, perché sul mercato domestico lavora
a bassissima produttività, perché si fa forte con la politica di dire io ho assorbito la maggior parte di occupazione aggiuntiva a bassa produttività, è esattamente quello che è avvenuto in questi ultimi anni in questo paese, facendola abbassare ulteriormente. Tutti loro dicono noi saremo la constituency che beneficerà delle misure di questi signori qua. Allora, io mi taccio, perché questo è l'argomento per un altro incontro, non per questa sera, per ringraziare sfrenatamente coloro che mi consentono di avere argomenti ogni mattina per controbattere una cosa che però anche alla Radio di Repubblica, vi garantisco, oramai è la cosa prevalente nei colleghi di Repubblica, tranne poche eccezioni. Purtroppo è così, non riguarda solo i talk populisti delle reti di Berlusconi. È così dovunque, sulla 7, è così in quasi tutte le trasmissioni, alla RAI di questi ultimi anni, sanzionata come non è mai avvenuto dal garante responsabile delle comunicazioni, e non è avvenuto nulla, nessun direttore di quelli che sono stati sanzionati, è così. Ieri sera c'è stato, due sere fa, no, l'ultima volta a Report c'è stato una specie di comizio contro la Germania, che francamente neanche Borghi e Bagnai fanno così. Allora, questa lo sapete, immagino, però ci dà l'idea della gravità della condizione, che è una gravità che con l'illuminismo ovviamente noi dobbiamo contrastare, e poi c'è bisogno di qualcosa che se nasce o meno dipende dalla società civile italiana. Cioè da tutti coloro che negli ultimi anni hanno deciso di non prestare più tempo all'attività politica, dicendo tanto per quante cazzate possano fare questi signori, noi siamo al riparo, e non è così. E c'è un punto di discesa della produttività, del prodotto di un paese e del reddito pro capite di un paese, sotto la quale tutti i valori di tutti gli asset si abbassano inevitabilmente. È capitato con l'immobiliare, è capitato con il rendimento del capitale delle imprese, e così via. Eravamo già in stagnazione prima. L'unica cosa che ci aveva retto tra 2015 e 2017 era la domanda estera dell'export, il record di export italiano. Avevamo ripreso gli investimenti in molti settori decisivi del settore privato. Tutta questa roba è già finita dal 2018-2017, congelando Industria 4.0, decreto dignità e così via. Questi signori, molti sono inconsapevoli, ma io temo di dovervi richiamare alla realtà. Molti sono consapevoli ed è esattamente quello che hanno in testa di fare. Una specie di, io lo dico sempre sfottendoli brutalmente, di Serbia del Mediterraneo, con, anche con gli allineamenti internazionali coerenti, e a quel punto ci toccherà una battaglia ancora più difficile. Però io ringrazio Carlo Cottarelli, perché non posso chiedere a Carlo Cottarelli di fare questo. Non posso chiedere ad Alesina Giavazzi di fare questo, non posso chiedere a persone che ci mettono tutta la loro convinzione, competenza, professionalità e anche equilibrio, che io ammiro, perché l'equilibrio di Carlo Cottarelli a volte nel rispondere sulla rete è una roba che mi fa pensare che io da giovane avevo sentito dire voleva fare il sindaco di Cremona, per quello che mi riguarda, e altro che se gli farei fare quello, ma per l'equilibrio, perché non lo vedo mai perdere la campo. No, ma c'è un motivo, poi ti dico qual è. Allora, quando volete parliamo anche del rischio vero, che tra qualche mese, insomma, oggi avete visto cosa è successo, no? Cioè, senza precedenti storici la roba del petrolio, dite cosa c'entra, no? Ma è solo perché, e chiudo, un paese che ha i tempi del suo sistema di contabilità pubblica nazionale e del suo sistema statistico nazionalista ha consentito alla politica fino al 30 aprile di non avere una prima stima attendibile del PIL, ok? Negli Stati Uniti il numero di richieste di sussidi di disoccupazione esce ogni settimana, e quando sono arrivati alla quarta settimana con 22.2 milioni, la cosa è esplosa. Negli Stati Uniti da una settimana ci sono cose come oggi, sono state clamorose in metà degli Stati Uniti, manifestazioni di piazza, vogliamo lavorare, riaprite tutto, eccetera, eccetera. Sbagliate dal punto di vista della sicurezza sanitaria, ma quello è un paese che reagisce perché ha tempi rapidi, immediati. A tempi rapidi, anche perché il più del reddito disponibile va in consumi, a differenza del nostro, che per sì e per no abbiamo accumulato con la generazione precedente uno stock di patrimonio. L'illusione che lo Stato pensa a tutto, se salta l'accesso al mercato, giocando in questo modo qua, lo Stato accassa per 11 settimane. Chiedete al MEF, a tutti gli amici che ci lavorano, senza introiti fiscali. A quel punto voglio vedere cosa facciamo. Questo è il punto vero. Cioè sottoscrizione obbligatoria di titoli pubblici. Questo è quello che succede inevitabilmente, perché non bastano neanche nel breve i vincoli amministrativi e i vincoli sull'export per la bilancia dei pagamenti. Non sono terrorista, però sono cose che il nuovo presidente di Confindustria si trova sul tavolo. Hai voglia di fare la parte responsabile
E il nuovo presidente di Confindustria è quello che dice: datemi un metodo per aprire con sicurezza. Non dice, a differenza di altri pezzi di Confindustria, vogliamo aprire domani, perché senza metodo noi andiamo alla seconda ondata e a nuove chiusure, e questo non ce lo possiamo permettere. Però grazie a voi tutti per quello che fate. Attenzione anche a te che fai politica, all'Odi e così via, che c'è bisogno di una cosa senza la quale tutto lo sforzo di Carlo Cottarelli, di Alessandro, di Nicola, di Bruno Leoni e così via rischia di apparire una cosa a dei nostalgici di un passato che non è mai esistito, visto che in Italia non è mai esistito. Però attenzione, perché questa è una roba a cui la società civile dobbiamo essere in grado di chiamarlo. Scusate, era un fuor d'opera e Cottarelli però adesso mi spiega come fa a essere così equilibrato. No, ma il motivo è molto semplice, soltanto che tu hai creato un problema, perché il motivo per cui sono così calmo è che non leggo i commenti alle cose che scrivo, e tu, soprattutto quelli fatti da Borghi e Bagnai. Hai bene, per io per mestiere devo fare. Invece stasera l'hai detto che cosa ha commentato Borghi, e già stasera mi dormirò poco tranquillo. No, io non blocco nessuno. Nemmeno io mai. Io non blocco nessuno. Però consentitemi almeno di non andare a leggere quello che scrivono questi, tanto lo so più o meno quello che scrivono. Esatto, salute pubblica la tua. Sì. Grazie Oscar, anzi che scusa, intanto grazie di essere intervenuto. Quindi chiaramente ci sarà un impegno pubblico, visto che abbiamo parlato dei social, allo sbarco di Carlo Cottarelli su Facebook, visto che non ci sei, questo potrebbe essere qualcosa di... No, l'osservatorio c'è su... L'osservatorio c'è una pagina anche di Carlo Cottarelli, ci sono due pagine fake di Carlo Cottarelli e una vera di Carlo Cottarelli, che in questo periodo sta crescendo molto bene, perché sono tutti a casa, quindi... Bene, quindi direi che è assolutamente ottimo. Io credo che, siccome abbiamo fatto le 23, ci eravamo detti, come dire, di evitare di sfondare. Ringrazio e saluto un altro amico che ha fatto una riflessione, che Giancarlo Pagliarini, che ci sta ascoltando, insomma, che quando ha sentito parlare di concorrenza fiscale, giustamente, da un federalista convinto, da sempre come lui, giustamente, è intervenuto. Insomma, quindi questo vuol dire anche che siamo seguiti anche da persone, da amici e da persone di un certo livello. Questo ci fa piacere, anche perché questo è stato il nostro debutto con questa modalità. Mi sembra che abbia funzionato tutto bene, il livello del dibattito credo che sia assolutamente elevato, quindi ringrazio i due relatori per essere stati con noi per un paio d'ore, e do appuntamento a tutti alla prossima serata di Lodi Liberale, che sarà lunedì 4 maggio, in cui presenteremo il libro di Dario Antiseri e Suor Anna Monia Alfieri, Lettera ai politici sulla libertà di scuola, in cui toccheremo l'importanza sostanzialmente delle scuole paritarie, della libertà scolastica, che è un'altra battaglia di libertà, perché crediamo che in questo momento appunto le scuole paritarie soffrano davvero molto, nonostante siano fondamentali in un paese libero, in un paese civile, per fornire appunto un'alternativa educativa. E quindi credo che ci sarà, insieme a lei, Gian Cristiano Desiderio, che è uno scrittore, un giornalista, che scrive molto spesso sul sito di Nicola Porro, e credo che sia un altro tema importante da toccare in questo periodo. Grazie Carlo, grazie Alessandro, e grazie a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti voi, buonanotte, buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao Lorenzo, ciao Carlo, grazie. Ciao Oscar, se ci senti ancora. Ciao Oscar.